Edu Disco, che ci fai qui tu a Palazzo Lanza? Che cosa leggeremo dopo questa serata di mostre, di incontri, di moda sul tuo blog domani? Sul blog io pensavo di mettere le foto delle modelle, che era la cosa più riuscita, però faremo un resoconto della giornata. Blog si occupa di Santa Maria, però anche dell'intera provincia, e con delle grandi interviste fatte a personaggi di impatto nazionale, l'ultima è Eugenio Bennato, Benedetta Dobbaggi e tante altre, insomma. Quindi cerchiamo di seguire un poco la realtà casertana provinciale, ma avendo anche un salto di qualità e cercando di seguire un po' i grandi eventi come quelli di Palazzo Lanza. Stasera qui che cos'è che ti ha colpito particolarmente? Tante cose, soprattutto il fatto che sia diventato un grande luogo di aggregazione. Questa è la cosa più importante. Non è facile trovare in provincia di Caserta tante persone che si diano appuntamento allo stesso posto, evidentemente sinonimo di qualità, di alto livello e di capacità anche di riuscire a socializzare fra tutti quanti, al di là delle proprie appartenenze e modo di fare.